I famosi gialli di Van Gogh sono in pericolo, si scoloriscono. L'annuncio viene da Amsterdam, dal museo dedicato al grande pittore che accoglie ben 9 versioni dei girasoli. Il colore giallo, usato dall'artista, vira verso il marrone e sembra appassire. È stata una mappatura chimica di una tela, eseguita sezione per sezione con una nuova tecnica di raggi X, a confermarlo. L'offuscamento per il momento non è visibile a occhio nudo, riguarderebbe lo sfondo e una parte dei petali. Al sicuro sarebbe l'arancio, ma non il verde e il rosso tenue che compongono il mosaico cromatico dei girasoli. La causa del fenomeno, che riguarda i dipinti anche di altri impressionisti, è colpa dei pigmenti industriali che quei pittori cominciavano ad usare, colori meno costosi e più facili da reperire, ma che per inesperienza sarebbero stati utilizzati in maniera non adeguata. Gli esperti propongono per il salvataggio un microclima giusto e una vetrina capace di bloccare la componente ultravioletta della luce. Van Gogh dipinse i girasoli in 2 serie, fra Parigi e Arles. Nel marzo del 1987, un dipinto con il soggetto preferito dall'artista fu venduto a Londra da Christie's per 50 miliardi.